Difesa solida in Lazio, scricchiola in Toscana, torna a vincere la capolista ed è crisi nera a Prato, così dopo 8 giornate nel girone A di Lega Pro. Partiamo con ordine dalla neopromossa Viterbese, che è la difesa meno battuta di tutta Italia, un record. E a questo si aggiunge il fatto che segna anche, vedi l'ultimo 3-0 contro il Pontedera. Tanto che salgono a 5 le vittorie sinora ottenute, mentre 3 sono i pareggi, ancora 0 le sconfitte, per un secondo posto in classifica. Costano cari invece due errori difensivi alla Pistoiese, che subisce un pesante KO casalingo dal Piacenza a fronte di una gara ben disputata dalla squadra di Remondina, ordinata tatticamente e solida caratterialmente, semina tanto, raccoglie niente. La capolista ricomincia a vincere contro il tutto cuoio, i grigi infilano il 7° successo, 4° di fila in trasferta, dettano legge anche contro i neroverdi che nell'ultimo mese hanno preso un solo punto. La squadra di Mister Braia si conferma prima e tiene a distanza di 4 e 5 punti la sorpresa viterbese e la cremonese, capace di battere l'Arezzo proprio all'ultimo respiro. È arrivata la prima vittoria in casa della stagione per la Lucchese ai danni della Lupa Roma. Calando questo poker si può forse parlare di un nuovo inizio rossonero. I laziali incappano nella terza battuta di arresto consecutiva e questo costa la panchina al tecnico Di Michele. Continua il momento no in casa del Prato, quinta sconfitta consecutiva per i lanieri e la cura Malotti che stenta a decollare. Il Como strappa così 3 punti al Lungo Bisenzio, inguaiando non poco i biancoazzurri.